Marcello Vettese, Amatori Podisti Caterni, una giornata penso veramente straordinaria quella di oggi per voi. Sicuramente straordinaria, anche perché le previsioni del tempo mettevano pioggia, non so se avete visto questi sì. giorni, invece il tempo ci ha voluto graziare. Erano 2 anni che aspettavamo di inaugurare l'acqua a forma di cuore, avevamo avuto un problema lo scorso anno e quest'anno siamo riusciti, quindi significa che la fortuna è stata dalla nostra parte, quella ci vuole sempre un po' di fortuna. Indubbiamente è andata tutto bene questa edizione della Maratona di San Valentino, sì, senza intoppi, giusto? Senza incidenti prima di tutto, senza intoppi organizzativi, perché sono importanti, ci fa caso il podista, chi viene a Terni chiede dei servizi e noi cerchiamo di darglieli al meglio delle nostre possibilità. Ecco, è stata una maratona da record, sia per le presenze dei partecipanti, dei partenti, una manifestazione di oltre 2500 e più partecipanti, quindi una bella manifestazione che ha coinvolto la città, ha coinvolto appunto i cittadini ternani e tanti turisti da tutto il mondo, da ben 20 nazioni, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Polonia, Norvegia, Marocco, Spagna, Grecia, quindi Diciamo che è una manifestazione che cresce di anno in anno. 2500 partecipanti tra maratona, mezza maratona e stracittadina, e giusto? La family run. Ecco, sì, sì, mezza maratona e maratona invece quasi 2000 partecipanti. Quasi 2000 partecipanti, ecco. Mi conferma quindi questo dato, sì. Confermo questi dati, questo dato e soprattutto partecipanti che hanno soggiornato per diversi giorni a Terni. Ecco, quello è stato il vero valore di questa manifestazione, perché Terni è una città che ha una valenza turistica, ha delle bellezze da valorizzare, da arricchire, da coltivare e da difendere, come le bellezze che conosciamo tutti, che sono il territorio della Valnerina, che ha dato un'immagine del territorio enorme, quindi che avrà questo dei ritorni economici e turistici nel tempo. San Valentino, i turisti hanno trovato una città piena di stand di cioccolato, un'accoglienza unica, una città in festa rende l'accoglienza, ecco. E poi ecco, tutto il resto, insomma, tutto il contorno. Ecco, uno dei vostri obiettivi, ovviamente oltre quello sportivo, infatti, è quello di convogliare proprio su Terni il maggior numero di visitatori possibili. Da questo punto di vista l'obiettivo è stato centrato, quindi? Centro pieno, il soggiorno più lungo di mia conoscenza, due signori che venivano dalla Polonia hanno soggiornato per ben 9 giorni presso l'hotel Rossi di Arrone, e poi altri tedeschi mi dicevano che hanno dormito a Miranda, sono a Miranda per 3 giorni, senza parlare poi degli hotel centrali che si sono riempiti soprattutto di stranieri, tanti belgi, diversi israeliani, più di 10 israeliani, svariati tedeschi, insomma. Alberghi e ristoranti hanno fatto registrare infatti tutto esaurito. Tutto esaurito. Si può fare un calcolo, se non ufficiale proprio, no? Ufficioso, di quanto sia il giro economico di questa maratona di San Vito, quanto resta insomma sul territorio in questi giorni? Questa è una domanda. L'anno scorso però l'avete fatto, giusto? Sì, sì, l'anno scorso infatti ci è stato suggerito da un'azienda appunto che opera in questo settore, e rispetto ai dati dell'anno scorso parlavano di un indotto economico fatturato l'anno scorso di 250.000 euro, ma quest'anno io penso che va ben oltre 300.000 euro che tutti questi turisti portano a terra, portano alla città. Quindi un ritorno economico veramente molto interessante, sì, per una città che sta attraversando purtroppo una crisi che noi ben conosciamo. Ecco, invece tornando ai risultati sportivi, vogliamo dire anche chi sono i vincitori della maratona e sì, della mezza maratona? Questa tra l'altro è la maratona del record, perché è stato appunto battuto il miglior tempo, che era 2 ore e 20, bene. E infatti Carmine Buccilli di Alvito ha tagliato il traguardo con il tempo di 2 ore 18 e 51 secondi. È il nuovo record? Nuovo record della gara, premiato con un bonus esclusivo, e quindi una bella soddisfazione. Seguito da Mohamed Agi in 2 ore e 19, anche lui ha fatto il record della gara. È successo come a Berlino, che due atleti hanno stabilito il nuovo record della manifestazione. Vabbè, a Berlino era del mondo, qui a Terni ci accontentiamo del record di gara. E poi terzo Zitune Younes in 2 ore e 20. Mentre per quanto riguarda le donne,
sempre ormai la vincitrice di casa, Maria Vrajic, proveniente dalla Croazia. Dico di casa perché vince sempre ormai, lei. Se non sbaglio, la terza edizione che vince sì. In 2 ore e 55, seguita da Paola Salvatori in 2 ore e 57 e da Monica Carlin 3 ore e 41 secondi. Questi, diciamo, per i dati della maratona. Invece la mezza maratona? La mezza maratona, il vincitore della mezza è il marocchino Zain Jawad in 1 ora e 8 minuti, il secondo Embai Elias 1.09 e il terzo Montori Alberto dell'Atletico Terni 1.09 e un secondo in più rispetto al secondo arrivato. Mentre per le donne abbiamo vince la perugina Silvia Tamburi in 1.22, Nanuana in seconda 1.23, Cardarelli Fabiola di Terni 1.25, terza classificata, amatori podistica Terni tra l'altro. Complimenti a tutti naturalmente e immagino che sarete soddisfatti ma stanchissimi. Questa edizione sta andando in archivio, già tocca cominciare a lavorare per la prossima. Per la prossima, sì. Ecco, adesso ci concentreremo sulla chiusura della gara, quindi rimettere tutto, sistemare tutto, pulire la piazza e ci prepariamo per le ultime cose e per il 2016. Complimenti Vettese e grazie. Grazie, grazie a voi. Scusami, ma io sono un po'. C'è, arrivato. Thank you.